registrazione e non lo so perché. Giuro che non sono io questa volta a buttare fuori Sara Baldovini. Strano però. Strano. E adesso la registrazione adesso ancora non parte. Non capisco perché. Non capisco perché sta facendo tutte queste. Ecco. Allora, buon pomeriggio. Il sistema ha detto che Sara Baldovini è stata rimossa, non sono stata io, ma può provare a ricollegarsi ora. Allora, siamo qui col professor Marco Menato che ci conduce attraverso un viaggio nelle principali e più importanti biblioteche statali italiane per farmi la voglia di vederle poi dal vivo, quello che tutti noi ci auguriamo. Di poter incontrarci in piccoli gruppi e poter andare davvero a visitare le biblioteche. Intanto vi do una notizia, e la notizia è questa: che per chi ha piacere e ha un'ora libera e vuole ascoltare, il 10, giovedì 10, la professoressa Francesca Bernardini, dal vivo e online, parla delle lettere di Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti penso sia un poeta che voi tutti in qualche modo conosciate, di cui avete comunque sentito parlare, è una delle più importanti autori e poeti del monumento del Novecento italiano, per cui potrebbe essere interessante. Il 10 marzo dalle ore 5. E se siete interessati, io credo di avervi già inviato un link. Comunque, se siete interessati, proverò a mandare il link ai vostri tutor. Ecco, e poi chi è interessato può partecipare. Invece, il 16 e il 17 marzo si parlerà al di fuori del vostro programma formativo, però se vi interessa, vi potrete collegare alle ore 18 per sentire parlare degli archivi ecclesiastici, cioè degli archivi dei conventi, degli archivi degli ordini religiosi. E ci sarà una professoressa la quale, partendo dalle carte di questi archivi, dice come mangiavano, di che cosa si nutrivano, cosa coltivavano, quali erano i loro usi e i loro costumi, così come vengono fuori dalle note della spesa ed altro materiali di questi archivi ecclesiastici, dei conventi, dei collegi, degli ordini religiosi, dei preti, dei sacerdoti e delle monache. Detto questo, buon pomeriggio a tutti e do la parola al professor Marco Menato. Ciao Marco, grazie. Allora, ciao e grazie a tutti quanti, a tutti voi. Beh, allora, questa è l'ultima lezione, chiacchierata mia, insomma, no? Come sapete, no? Qualcuno sarà contento, probabilmente, qualcun altro, forse no, chissà. Intanto, diciamo, facciamo un velocissimo riassunto delle cose dette, insomma, no? Quindi, in questo tempo, insomma, no? Abbiamo parlato ovviamente di biblioteche in generale, della tipologia delle biblioteche, di che cosa fa il bibliotecario nelle biblioteche, qual è il suo compito. Abbiamo parlato degli acquisti, no? O di come i libri entrano in biblioteca, non soltanto acquistandoli, cioè pagandoli, ma anche tramite altri canali. E poi ci sono state un paio di lezioni un po', dedicate più all'aspetto storico del libro. Insomma, abbiamo parlato un po' degli incunaboli, delle edizioni del Cinquecento, le cosiddette cinquecentine, un po' come si presentano, insomma, no? Gli incunaboli molto più vicini al libro manoscritto. Le cinquecentine in qualche modo ci ricordano già anche il libro di oggi, tutto sommato, insomma, con qualche video, vi ricordate anche il Torchio e così via, insomma, anche il discorso dei fascicoli, diciamo, di come è composto un libro e così via, insomma. Poi sono stati due interventi esterni di Marco Dalla Valle, che riguardava appunto gli
discorso della biblioterapia, sicuramente vi ha molto interessato, penso sia lui molto, molto, molto bravo, molto appassionante, insomma, il tema della lettura, insomma, no? Che in biblioteca è un tema centrale, no? Quindi quello di sviluppare le capacità di lettura a tutti i livelli, insomma, financo così a un livello, come dire, terapeutico, sommato. Insomma. E poi l'altra lezione, l'ultima, condotta dalla dottoressa Antonella Agnoli, che è una delle maggiori esperte in Italia di biblioteche per tutti, avendone anche costruito, fondato alcune, avendo partecipato alla progettazione di molte altre biblioteche anche all'estero, insomma, quindi una vasta esperienza sul campo, insomma, sicuramente vi ha introdotto, parlando apertamente, come mi sa fare lei, cioè interrogando, cioè, ma nel senso di proprio di chiedere il parere vostro, insomma, di che cos'è, cosa volete, insomma, da queste strutture. Insomma, no? Oggi, per concludere un po' il discorso, che è comunque parziale, insomma, no? Tutti gli argomenti che ci eravamo prefissi, no? Io e Città Petrollo, anzi Città Petrollo ed io, di, diciamo, di narrare, di approfondire, alcuni sono stati fatti piuttosto bene, devo dire, e altri forse no, insomma, quindi ci siamo forse anche un po' persi lungo questo cammino, insomma. Ma diciamo, visto che queste chiacchierate servono non tanto per farvi diventare bibliotecari, insomma, no? Quindi, ma per così instillare un po' di curiosità, un po' di interesse, insomma, no? Su questo mondo, forse anche le scelte nostre sono state anche probabilmente anche utili, interessanti, insomma, no? Quindi ben fatte. Insomma. E oggi facciamo un viaggio in queste biblioteche statali che stanno attraversando, per voi che sicuramente usate molto i social, no? Da Facebook a tutti quanti gli altri, io uso soltanto Facebook in buona sostanza, sicuramente vi siete accorti che ci sono continui così lanci, grida, insomma, no? Di biblioteche che se non chiudono quasi, insomma, no? Quindi di molta difficoltà, insomma, no? Specialmente le biblioteche del Ministero della Cultura, come si è chiamato nell'ultimo governo, e come spero che rimanga, insomma, no? Prima erano chiamate Ministero dei Beni Culturali e così via, prima ancora per i beni culturali e ambientali, quindi un ministero che ha avuto molta continua, diciamo così, intitolazione, insomma, no? Spero che l'ultima intitolazione, il Ministero della Cultura, sia quello definitivo, insomma. Ecco, queste biblioteche che afferiscono, che dipendono da questo ministero, ultimamente, negli ultimi anni, sono al centro dell'interesse proprio per le difficoltà che stanno attraversando. Quindi, se non rischiano la chiusura, perché la chiusura è sempre una cosa, insomma, molto difficile da mettere in pratica, comunque, certo, una biblioteca con poco personale specializzato, insomma, no? Non il personale che apre e che chiude, insomma, è chiaro che è un magazzino, ma nemmeno, insomma, no? È uno stanzone nel quale si può entrare per scaldare, ma non è una biblioteca, ovviamente, insomma, no? Ecco, per vari motivi, tanti motivi che sono inutile spiegare in questo oggi, le biblioteche pubbliche statali, su quelle che, ecco, che noi oggi parleremo, si chiamano così biblioteche pubbliche statali, così stanno attraversando un periodo molto molto difficile, insomma. Pur essendo, ecco, biblioteche molto importanti, insomma, no? Forse direi le più importanti in Italia, sommato, no? Sicuramente tante di queste sono anche le più antiche, e quindi non si capisce come mai, diciamo, di fronte a soggetti, diciamo così, a oggetti così importanti, poi ci sia una scarsissima, diciamo così, uno scarsissimo interesse, insomma, no? Fino a temere appunto una chiusura, insomma, oppure una fortissima limitazione degli orari, degli accessi e così via, insomma, no? Ancora si è, già il Covid ha dato, voi immaginate, insomma, la prima, una buona batosta, insomma, no? Il fatto di frequentazione pubblica normale, comoda, insomma, no? Questi ulteriori problemi collegati a pensionamenti e diciamo, e non, diciamo così,
donne, nuovi ingressi, insomma, possono creeranno sicuramente grossi problemi. È un viaggio che riguarda un po' tutta l'Italia, no? Si parte da Torino, si arriva poi fino a Trieste, quindi c'è tutta quanta così, la pianura padana, insomma, no? E poi si scende, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Calabria, la Puglia, saltiamo la Sicilia, perché Sicilia, che aveva, tre importanti biblioteche che erano appunto appartenenti allo Stato, quindi al Ministero della Cultura, cioè a Messina, a Catania e a Palermo, insomma, ecco, visto che la Sicilia ha una competenza molto ampia, insomma, no? Quindi potrebbe addirittura avere competenza sulla polizia. Per esempio, insomma, no? È cosa che non è stata messa in pratica, direi forse anche per fortuna, insomma. Però è una competenza molto ampia, e quindi a un certo punto ha richiesto negli anni 70, nei tardi anni 70, di poter gestire direttamente queste biblioteche che prima appartenevano allo Stato, quindi al Ministero, insomma, ecco. Quindi sono diventate biblioteche regionali universitarie di Messina, di Catania, e quella di Palermo, che era una biblioteca nazionale, delle quali poi parleremo più avanti di questo aggettivo nazionale, diventata la biblioteca centrale della regione siciliana, insomma, no? Quindi raccoglie tutto quanto il patrimonio, insomma, così, che viene stampato nella regione, quindi diventa una biblioteca, diciamo, è giusto chiamarla biblioteca centrale della regione siciliana, cioè ha un suo senso. Però di queste qua, no, oggi non se ne parla, perché non dipendono, ecco, dal Ministero della Cultura, insomma, no? Dipendevano, ma non dipendono più, insomma, no? E poi, cosa che non ha fatto, per esempio, la Sardegna, no? Che pur essendo anch'essa una regione autonoma, comunque invece non ha richiesto di poter gestire direttamente le sue biblioteche che stanno sul suo territorio, che sono a Cagliari, a Sassari, insomma, sono due biblioteche universitarie, insomma, no? Allora, in questo panorama, alcune regioni sono molto presenti, il Lazio, la Toscana, insomma, no? Anche la Lombardia, insomma, no? Cioè hanno molte biblioteche statali, e usiamo questo aggettivo così comodo, statale, insomma. Altre regioni come il Molise, l'Umbria, insomma, le Marche, no, le Marche ce l'hanno adesso, ma insomma, altre regioni sono meno presenti, cioè non hanno, diciamo così, queste biblioteche statali, insomma. Cominciamo con, così, prima dicevo, con il discorso nazionale, insomma, no? Con questo aggettivo, no? Che non è messo lì a caso, insomma, no? È molto importante, insomma, così. È un aggettivo tipico della nostra professione, tipico della biblioteconomia, insomma, no? Questo aggettivo biblioteca nazionale, questo individua veramente una biblioteca che ha delle caratteristiche ben chiare, insomma, no? Che non le hanno le altre, insomma. L'Italia, appunto, ha due biblioteche nazionali, che si chiamano centrali anche, no? Quindi aggiungiamo un altro aggettivo, centrale, insomma, che sono a Firenze, a Roma, e le altre le possiamo elencare, insomma. Io non è che poi io dopo voglio che voi vi ricordiate queste cose qua, ma giusto, insomma, è giusto però cominciare a elencare, se no si parla sul niente, no? Per esempio, Torino, a Milano, a Venezia, a Napoli, a Bari, insomma, no? E poi più di recente a Potenza e a Cosenza. Ora, se escludiamo Potenza, Cosenza e Bari, che sono tre capoluoghi, diciamo, di regione o di provincia, beh, abbastanza recenti, dove queste biblioteche nazionali sono state aperte negli anni 80 per motivi eminentemente politici, insomma, così, comunque per sostenere, come dire, il sud da un certo punto di vista, perché erano regioni nelle quali, diciamo, gli enti locali, insomma, no? I comuni erano abbastanza, insomma, indietro, insomma, non erano molto attivi nel campo della pubblica lettura. Il Ministero ha pensato bene, diciamo così, di dare una mano, quindi creando queste biblioteche nazionali, che in questo modo hanno avuto un aggettivo che non rispecchia molto il senso, diciamo così.
del loro lavoro, mentre invece per le altre biblioteche, Torino, Milano, Venezia e Napoli, insomma, no? Invece questo aggettivo di nazionale è molto importante perché rispecchia il fatto che loro, queste città, erano capitali di stati preunitari, no? Torino, Regno di Sardegna, insomma, no? Cara Savoia, Milano, il Lombardo-Veneto, e così anche Venezia, no? Il Regno delle Due Sicilie con Napoli, sono tutte, come dire, cose che avete studiato, avete ben presente, sono stati importanti, insomma, no? Insomma, l'Italia è stata messa insieme molto, mo, molto tardi, insomma, no? Ovviamente, e con molte difficoltà, molto in fretta, anche da certi punti di vista, insomma. E comunque tra le tante problematiche che i nostri padri della patria hanno dovuto studiare per mettere insieme molti stati, per far sì che da tanti staterelli, insomma, no, più o meno importanti, venisse fuori un grande stato, come naturalmente l'Italia, prima il Regno d'Italia, poi la Repubblica, insomma, uno dei problemi, no, è stato quello appunto anche delle biblioteche, insomma, no? Come strutturare, insomma, no? Questi stati avevano tutti quanti una loro struttura più o meno importante, messa bene, dell'apparato bibliotecario, insomma, no? E bisognava metterlo insieme, insomma, no? Coordinarlo con il nuovo stato che subentrava, insomma, no? Quindi questi stati avevano una capitale, che era Torino, che era Milano, che era Venezia, no? La Serenissima, famosa, insomma, e aveva bisogno di una grande biblioteca che fosse la biblioteca centrale di quello stato, insomma, no? Per quello si chiamano nazionali, perché sono nazionali che, diciamo, che si riferiscono a uno stato che non c'è più, insomma, no? Del passato, insomma, no? Appunto preunitario, insomma, no? E qui hanno conservato questo titolo di nobiltà. Sicuramente una delle prime volte che abbiamo, diciamo, sentito, io ho detto questa cosa qui, un po' come i titoli nobiliari in Italia sono stati puliti per legge, no? Però esistono ancora i conti, i principi, insomma, no? I duchi esistono, non, insomma, qua, pare ci tengono anche, insomma, giustamente, insomma, invece per legge i titoli sarebbero puliti, insomma. La stessa cosa un po' per queste nostre biblioteche, insomma, no? Conservano l'aggettivo di nazionale pur riferendosi a una nazione che non c'è più in qualche modo, insomma, no? Quindi, a uno stato quindi appunto pre-unitario, insomma, no? E quindi invece il nuovo stato, quello che subentrava, che era in Italia, insomma, no? Era prima la capitale Torino, poi capitale Firenze, poi finalmente negli anni 70 a Roma, invece lo stato unitario non aveva una sua, diciamo, biblioteca, insomma, appunto perché era ancora inesistente, insomma, no? E quindi occorre crearla, e occorre però anche appellarla, chiamarla in qualche modo, insomma, no? E quindi se si fosse utilizzato l'aggettivo di nazionale, così si poteva confonderlo con le nazionali, quelli degli stati pre-unitari, insomma, no? E quindi se si è dovuto utilizzare, aggiungere un altro aggettivo, questo centrale, insomma, no? Che riguarda appunto la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che è la prima, insomma, no? Che nasce, e poi a metà 1876, insomma, no? E poi quella di Roma, che nasce appunto, che è la più giovane fra le biblioteche nazionali, insomma, il resto è la capitale d'Italia. Roma arriva più tardi, insomma, no? Roma, del resto, non aveva bisogno poi, diciamo, di una grande biblioteca, perché ne aveva già tante, ne aveva, insomma, no? Quindi, tutto sommato, si poteva forse fare in un altro modo, magari poi anche potremmo dirlo, insomma, no? Aveva tra l'altro la grande biblioteca vaticana, che comunque era del Papa, quindi in quello stato era di un altro stato, insomma, no? Ma comunque Roma aveva una struttura bibliotecaria di tutto rispetto, però mancava la biblioteca dello Stato, no? La biblioteca nazionale. Allora, che cos'è la biblioteca nazionale? È quella che in Italia, ma dappertutto, in ogni Stato, insomma, no? Che sia l'Austria, che sia l'Albania, che sia l'Ucraina, ora stiamo vedendo queste cose, insomma,
che anch'essa è una grande biblioteca nazionale, uno stabile molto moderno, insomma, no? Con un patrimonio di parecchi, parecchi milioni di volumi che speriamo che rimangano, insomma, no? Che non siano bombardati per errore. Insomma, ecco. Ancora fa la Biblioteca Nazionale, raccoglie tutta la produzione nazionale, quella che viene stampata, vuol dire, è stampata non solo stampata diciamo, tipograficamente, ma ormai anche, vuol dire, online, insomma, in quello stato, insomma, no? In ogni lingua, prevalentemente in lingua italiana, ma ci possono essere anche, diciamo, libri stampati in Italia, in altre lingue, no? Quindi la Biblioteca Nazionale è quella che deve ricevere questo materiale, libri, periodici e ogni altro materiale, carte geografiche, spartiti musicali, insomma, ogni altro materiale a stampa, insomma, no? E quando parlo stampa, non soltanto la stampa tradizionale, ma anche ormai parliamo della stampa elettronica, insomma. Questo perché, insomma, no? Perché ci deve essere una sede, insomma, no? Nella quale il patrimonio venga preservato, perché altrimenti, voi capite bene che, insomma, questi materiali, no? Culturali o anche non proprio culturali, perché non tutti quanti i libri contengono, come dire, insomma, contengono idee, insomma, vere, insomma, no? Ipotesi vere, molte volte sono così, insomma, no? Comunque, insomma, fanno parte un po' del panorama culturale, insomma. Altrimenti, se non c'è, se non provvede lo Stato a conservare il proprio patrimonio, chi lo potrebbe fare? No? Voi? No? No, insomma, non è possibile, insomma, anche perché i numeri sono molto, molto elevati. Infatti, se voi doveste fare un giro tra le biblioteche nazionali dei vari stati europei o anche extraeuropei, insomma, America e così via, vedete che queste biblioteche sono biblioteche grandissime, insomma, no? Dove ci sono conservati 7, 8, 10, 11 milioni, 20 milioni, 30 milioni, 60 milioni, come Washington, insomma, di documenti, insomma, su ogni supporto, insomma, quindi numeri elevatissimi, a Pechino e così via, insomma. Queste sono biblioteche tutte quante di una certa antichità, insomma, no? E comunque che devono raccogliere, insomma, il materiale. E poi devono raccogliere il materiale, da una parte, quello che è pubblicato, che è quello che è prodotto nello stato in cui stanno, insomma, no? Ma anche, vuol dire, diciamo, i pezzi, cioè, il materiale più interessante, insomma, no? Nel caso dell'Italia, per la cultura italiana, pubblicato all'estero, in modo da poter dare un panorama di quello che è la cultura straniera, no? Francese, inglese, tedesca, americana e così via, insomma, no? Certo, qui uno poi mi può dire, beh, allora comprano anche i libri cinesi. Ecco, già qui, insomma, noi quando noi parliamo di questi temi qua, noi sempre ci riferiamo a un'orbe, come dire, occidentale, o comunque al massimo che tocca le Americhe, del nord, del sud e il Canada, insomma, no? Poi quello che riguarda i paesi dell'Asia, compresa la Russia, per esempio, quindi che usano altri alfabeti, oltre che ovviamente altre lingue, questo, diciamo che è un argomento, insomma, poco rispettato, insomma, no? Quindi, alcune grandi nazionali come quelle di Washington, che si chiama, è l'unica che ha un nome un po' differente, si chiama Library of Congress, cioè Biblioteca del Congresso, quindi è una biblioteca, vuol dire, che nasce per il Parlamento, insomma, il Congresso, il Parlamento americano, insomma, no? È quella che sicuramente ha un livello di approfondimento veramente, vuol dire, mondiale, insomma, no? E quindi cerca di acquistare pubblicazioni che provengono da tutto il mondo, veramente nel senso reale del termine, insomma, no? Questo poi capita di meno in altre grandi nazionali, insomma, no? Quindi per
per ovvi motivi, insomma, no, ovviamente. Insomma, no. Poi, vabbè, adesso poi, diciamo, negli ultimi anni il discorso di internet così forse ha messo un po' da parte queste esigenze, insomma, perché la reperibilità è un po' più facile dal punto di vista, insomma. Quindi questo è, quindi quando parliamo di biblioteca nazionale, noi intendiamo, noi come, diciamo così, bibliotecari, esperti del libro, intendiamo una grande biblioteca che abbia competenza su tutto quanto uno Stato, nella quale arrivi tutto il materiale, insomma, no? Materiale importante, materiale anche meno importante, ma che potrebbe esserlo, potrebbe diventare importante dopo un po' di anni magari, perché tante cose noi oggi le possiamo leggere con tante... con tanti occhiali o tanti con occhi diversi, insomma, no? Per esempio, no? Per esempio, tutti quanti, non so, gli albi di Topolino, i libri illustrati per bambini, così hanno oggi sono magari usati dai bambini di oggi per certi per passare il tempo, così, ma dopo diventano libri interessanti dal punto di vista dell'illustrazione, dal punto di vista della pedagogia e così via, quindi hanno altri, un altro rilievo. Quindi questo è il concetto di biblioteca nazionale, insomma, che, e chiaramente non riguarda soltanto l'oggi, ma riguarda anche, anzi soprattutto, insomma, no? Riguarda anche il passato, insomma, no? Quindi queste biblioteche ci dovrebbe essere la volontà di rappresentare tutta la nazione, insomma, no? Quindi, ma fin dall'inizio, no? Quindi sono biblioteche che, oltre ad avere raccolte importantissime di libri a stampa, di stampati, hanno anche raccolte considerevoli per quanto riguarda i manoscritti, per esempio, no? Carte, ma anche disegni, autografi, lettere, carteggi, insomma, no? Quindi proprio, dire, è il Sancta Sanctorum, insomma, una sorta di basilica, insomma, no? Della cultura, della cultura scritta, chiaramente, insomma, no? Quindi che occorre che qualcuno lo faccia, insomma, no? E questo è il compito, insomma, no? Quindi, a lato delle biblioteche, poi ci sono anche i musei nazionali che hanno lo stesso compito, insomma, c'è anche un archivio nazionale. In Italia si chiama Archivio Centrale dello Stato, insomma, no? Quello che sta all'Euro, insomma, questo si può anche, lo potete anche andare a vedere, è anche uno stabile interessante, insomma, come proprio, diciamo, ogni tipologia di documento, no? Quindi le carte d'archivio, insomma, no? Le opere d'arte, insomma, no? Quindi, per esempio, l'archeologica, insomma, no? E poi i libri stampati su vari supporti, così, c'è qualcuno insomma, che se ne interessa, insomma, no? E questo è il compito diciamo, di una grande biblioteca nazionale, insomma, no? Quindi, ecco, l'Italia ha questo compito, diciamo, duplicato, no? Prima a Firenze, insomma, poi a Roma, insomma, no? Qualcuno dice che è uno svantaggio, insomma, no? Ecco, diciamo, sì, è vero che si è discusso molte volte, per molti anni, inutilmente anche, sul fatto che queste due biblioteche, fanno le stesse cose, poi in realtà non è molto vero, insomma, no? Quindi ci deve essere anche un coordinamento che forse c'è stato meno, insomma, no? Ma nel tempo, diciamo, queste due grandi biblioteche hanno trovato il loro ubicon system, cioè la loro, come dire, linea di condotta, insomma, no? E quindi mentre quella di Firenze, che sta a Firenze, quindi nel centro della nascita della letteratura italiana, della lingua italiana, così, ha curato sempre di più, e che è più antica di quella di Roma, la letteratura italiana, diciamo, fino all'Ottocento, no? Comunque quella più antica, insomma, praticamente il Rinascimento e così via, insomma, no? La Biblioteca Nazionale di Roma, che nasce, insomma, oltre la metà del 1800, insomma, no? E nasce un po' in fretta, insomma, no? Ha una vita all'inizio molto, molto stentata, insomma, no? E invece si è dedicata più. Ha scelto come linea di condotta, così, di documentare l'oggi, il Novecento e oggi, insomma, è secolo poi ventunesimo, insomma, no? Quindi adesso, diciamo, hanno trovato questi due modi di, insomma, ma ciò non toglie che la Biblioteca Nazionale di Roma, ad esempio, ha una raccolta di manoscritti antichi molto, molto importanti, insomma, quindi, perché provengono dalle corporazioni religiose soppresse, no? Nell'Ottocento, quindi di ambito gesuitico.
e non solo, insomma, ecco, ma diciamo che il cuore, insomma, così, ecco, della missione, come si può dire oggi, così, no? È quella di documentare il moderno, insomma, no? Ci Firenze documenta più, diciamo, l'antico, un po' per capirci, insomma, no? Sono due biblioteche che hanno due particolarità, non tutti, poi devo dire, hanno messo in rilievo, ma sono state costruite apposta come biblioteche. Ma questa è una cosa interessante, intelligente. Insomma, in Italia siamo poco propensi a spendere soldi per costruire biblioteche veramente come vanno costruite, insomma, non per utilizzare altre strutture, conventi, caserme e così via. Insomma, no? Insomma, proprio sono state costruite, disegnate, costruite secondo dei dettami, come dire, seri della biblioteconomia. In realtà, però, si può anche dire che qualcosa non è andato come doveva andare, però, insomma, no? Per tutte e due. Una perché veramente, vuol dire, c'è cascata, cioè ha avuto veramente grossi danni, perché quella di Firenze è stata costruita sull'Arno, in riva all'Arno. Se voi ci andate, insomma, no? Vi consiglio, è sempre utile fare un bel viaggio in Firenze, e vedete che l'Arno proprio è la tocca, insomma, no? E insomma, prima di stare lì, stava agli Uffizi. Gli Uffizi sono un po' più in dentro, quindi forse era più sicuro, insomma. Probabilmente non c'era altro spazio. Comunque, insomma, costruire una grande biblioteca in riva a un fiume è sempre un po' pericoloso, insomma, no? E infatti, nel 66, 1966, insomma, come voi sapete, perché ogni anno il 4 novembre se ne parla, la grande, diciamo, inondazione è l'Arno esce dagli argini, insomma, no? Che sono poi altissimi, insomma, copre mezza Firenze con danni enormi, sono, e tutti quanti i magazzini che erano sotterranei, quindi compreso il piano terra, arrivando fino al primo piano, quindi molto molto alto, sono stati ricoperti di melma, di quello che voi potete immaginare, sono, con danni che sono trascinati quasi fino ad oggi, insomma. E quindi va bene, poi si è cercato di mettere in mano, così, però certo costruire una biblioteca in riva all'Arno, insomma, così, non dovrebbe dire, insomma, forse si poteva fare meglio. Insomma. La Nazionale di Roma è più recente, perché è stata inaugurata nel 75, 1975, no? Quindi comunque recente. Ma anch'essa è stata messa in un posto, insomma, direi sbagliato, perché è un obiettivo militare pacifico, insomma, no? Si trova vicino alla stazione Termini, insomma, no? E come voi sapete, si trova vicino a molte caserme, che sono obiettivi militari DOC, insomma, no? Quindi costruirla anche lì, insomma, no, va bene, c'è uno spazio molto grande, molto, insomma, con la possibilità di aumentare anche la cubatura, così, però sono due difetti, insomma, no? Che veramente noi italiani siamo proprio bravi, diciamo così, a scegliere due cose, diciamo, che proprio non si doveva fare, insomma, no? Una costruirla attaccata a un fiume, e l'altra costruirla in un territorio che, in caso di bombardamento, in caso di qualsiasi, come dire, guerra, il resto. Guerra è un argomento attualissimo, purtroppo, e quella è proprio messa al centro, insomma, no? E quindi, vabbè, ormai la cosa è fatta, che non si può tornare indietro, però. Ecco, e poi questi sono i due difetti, secondo me, insomma, che non sono poi piccoli, insomma. Ma se le guardiamo le due biblioteche, insomma, no? Vi invito ad andare a Firenze, e ovviamente, che siete a Roma, visitate quella di Roma, sono, quindi, che è visitabile tranquillamente. Sono. Già da fuori, insomma, si vede che, insomma, come dire, la mentalità degli architetti, insomma, no, è differente, insomma, no? Quella di Roma, vedete che ha uno spazio, per il pubblico, di accesso al pubblico, insomma, no? Sia fuori che dentro, insomma, no? Molto molto ampio, insomma, no? Qualcuno diceva anche troppo, in realtà poi non è vero, si è scoperto bene, che ha molto spazio per il pubblico, insomma, dove il pubblico si può veramente scranchire le gambe, o comunque può camminare tranquillamente, insomma, può pensare, insomma, così. Arriva, diciamo, lentamente, come dire, al libro, insomma, no? Nel frattempo, come dire, comincia a organizzare un po' la sua mente, insomma, no? Questa è una cosa bella,
bellissima, insomma, no? Questa è una bellissima trovata degli architetti, insomma, no? Questa di avere uno spazio ampio, insomma, non rinserrato, insomma, no? Quelle di Firenze invece no, Firenze, se voi ci andate, praticamente fatti pochi gradini, insomma, che poi non sono proprio pochissimi, insomma, per arrivare al portone municipale, insomma, e già questo, per esempio, è già un errore madornale per l'architetto, insomma, no? Fare una bella scalinata è una cosa, insomma, da fucilare. Vabbè, diciamo che l'architettura, cioè il palazzo non è che è stato costruito in anni recenti, ma pur sempre il Novecento, perché è un ostacolo, ovviamente, per chi non può camminare, insomma, ecco. Ma fate questa scalinata, che è bella da vedere, ma in realtà poi, insomma, è anche un ostacolo, insomma. Poi in realtà lo spazio per il pubblico per camminare non c'è, insomma, no? Voi venite subito buttati dentro, diciamo così, in bocca, possiamo dire, al bancone, a dove si richiedono i libri, insomma. Quindi non c'è uno stacco, insomma, no? È molto più stretto, insomma, no? Tutto sommato, insomma, no? Anche se forse, dire, chi ha voluto, chi l'ha costruita, magari in quegli anni poteva pensare che era molto grande in confronto alle altre, insomma, ecco, no? Quindi, ma in realtà oggi, insomma, no? Oggi, insomma, c'è una, si sente un, io quando ci sono andato, ho sempre trovato un senso di oppressione, insomma, no? Quindi, no? Anche la luce, per esempio, tra l'altro, è poco illuminata. Per la biblioteca la luce è fondamentale, insomma, avevo già detto all'inizio delle nostre chiacchierate che già Vitruvio, uno scrittore latino, insomma, no? In un suo manuale di architettura, insomma, parla anche delle biblioteche, insomma, e dice che la luce è fondamentale, insomma, insomma, abbastanza chiaro, insomma, no? Ecco, quella di Roma, insomma, no? Invece, almeno la nuova sede, insomma, no? È quella detta Castel Pretorio, insomma, no? E invece è una biblioteca molto luminosa, insomma, no? Forse magari troppo lì, ecco, possiamo dire, insomma, no? Che il clima di Roma, la luce di Roma non è quella di Firenze, solamente, qui c'è anche la temperatura, insomma, però, vedete, questi spazi appunto enormi. Vi dicevo che la biblioteca nasce nel 1975 in quella zona, viene inaugurata nel 1975, la presenza del presidente Leone, insomma, con tutte quante le autorità, insomma. Ecco, ma nasce, viene fondata però non in quella sede, ma al centro di Roma, no? Collegio Romano, dove ora sede appunto il Ministero, insomma, no? Dietro una laterale di Via del Corso, insomma, no? È un palazzo molto bello, molto imponente, insomma, no? È un palazzo dei Gesuiti, insomma, il collegio dei Gesuiti, insomma, la casa professa, la casa importante, insomma, no? È una sede prestigiosa, ma obiettivamente molto scomoda, perché insomma, al centro di Roma, quindi bella da tanti punti di vista, ma scomoda per poterci arrivare, insomma, no? Sia in qualche modo all'epoca, ma figuriamoci oggi, dove non c'è una metropolitana vicina e così via, insomma. Quindi, per fortuna, che poi il Ministero ha pensato di costruirne una ad hoc in una zona invece facilmente raggiungibile, perché dove adesso è una zona facilmente raggiungibile, ovviamente, insomma, quindi ha i difetti, secondo me, di essere una zona d'obiettivo militare, però è facilmente raggiungibile, insomma, no? Da molti, diciamo, da molti punti di vista, avendo poi anche una zona, un parcheggio interno abbastanza ampio, così via, insomma, no? Però nasce appunto in un altro palazzo, insomma, ovviamente, insomma. Vi dicevo che diciamo, questa differenziazione fra l'essere quella di Roma, la biblioteca del Novecento, no? La biblioteca della contemporaneità, ecco, si può dire meglio oggi, e quella di Firenze è la biblioteca invece che riguarda il passato, insomma, no? Forse anche la struttura, tra l'altro, dello stabile, insomma, no? Richiama un po', una struttura un po' così basilicale, insomma, no? Richiama un po' il passato, insomma, no? Ecco, questa Roma così ha per fortuna, questi spazi molto ampi, sono serviti
a una sorta di riqualificazione, insomma, degli ultimi 4-5 anni, insomma, bisogna dire, quindi una storia recente, anche se il taglio, diciamo, della contemporaneità c'era già, insomma, no? Appunto per costruire, l'abbiamo già detto così, questo spazio museale, insomma, no? Direi quasi teatrale anche, insomma, no? Chiamato Spazio Novecento, appunto Novecento, dedicati a mettere in mostra, mostre però stabili, non quelle che si smontano dopo pochi giorni, gli archivi letterari, insomma, no? Dei maggiori scrittori italiani, insomma, no? Ricostruendo in alcuni casi, non in tutti ovviamente, anche lo studio, insomma, no? L'area dove lo scrittore studiava, scriveva, no? Pensava, insomma, costruiva un po' le sue storie, insomma, no? Visto che il centenario di Pasolini, appunto, è stata riorganizzata così l'area dedicata a Pasolini, insomma, no? Con molti video, molte immagini, perché ecco, quest'area c'è un uso massiccio di audio e video, no? Sono questioni oggi molto, molto importanti, insomma, obiettivamente, dal punto di vista, se noi siamo pieni, diciamo, di immagini in testa, non si può pensare diversamente, insomma. Oppure l'altra è stata, diciamo, l'altra messa in scena, così, insomma, no? Lo studio di Italo Calvino, insomma, no? È stato ricostruito in toto, proprio rispettando, insomma, no? la scrivania, la macchina da scrivere, il divano, così via, le varie librerie, insomma, no? In modo che uno entrando entra nella casa di Calvino e non in una biblioteca, insomma, no? Spazio anonimo, insomma, no? Qui c'è anche la stanza di Elsa Morante, Casa dell'Edda e tanti altri, Umberto Saba, quindi appunto non di tutti ci sono le stanze autonome, ovviamente, no? Sono anche spazi più ridotti e più museali, insomma, no? Ma comunque c'è questo, la possibilità di fare questo percorso della letteratura italiana, non soltanto guardando i libri, che magari uno può dire, ma che noia queste copertine, ma guardando le carte, no? le scritture, le fotografie, le cartoline, i carteggi, così, anche gli oggetti, insomma, no? Quindi, questi personaggi, insomma, in modo da farli stare vicino a noi, insomma, no? Quindi considerarli come noi, insomma, non so che sono venuti dall'impero, insomma, no? E questo modo che all'estero è molto usato, insomma, no? Di rappresentare la letteratura, è successo anche in Germania, in Austria, Vienna, da noi era meno utilizzato, insomma, per tanti motivi, tra cui anche uno dei motivi più importanti è proprio lo spazio, insomma, mancavano degli spazi adatti. Insomma, per fortuna la delegazione di Roma aveva questi spazi molto ampi, insomma, e quindi si è potuto costruire questo museo letterario, possiamo chiamarlo oggi, insomma, no? Dedicato ai maggiori autori, poeti, scrittori, insomma, della letteratura italiana. Certo, si potrebbero ampliarli anche, perché no, agli scienziati, anche ai politici, ai padri della patria, potrebbe essere Gasperi e così via, insomma, no? Ma insomma, intanto si è scelto la linea letteraria, insomma, no? Che mi pare quella più giusta, insomma, no? Ecco, ed è un modo per entrare nella biblioteca, insomma, ecco, perché guardate bene, questo quindi vi spingo proprio ad andarci, perché l'ingresso in questo museo letterario è gratuito, no? Prelude all'ingresso effettivo in biblioteca, insomma, no? Quindi uno può tranquillamente anche non andare in biblioteca, perché non ha interesse, diciamo, però può tranquillamente girare, percorrere, sentire anche le voci, questo è anche importante, insomma, no? Le voci dei poeti, insomma, no? Degli scrittori, insomma, no? Quando dicono i loro testi, o quando partecipano a interviste e così via, insomma, no? Quindi alcuni sono pezzi molto interessanti, molto conosciuti, nel caso di Pasolini, per esempio, che è un poeta, un regista che ha parlato molto, molto, molto presente, insomma, ovviamente, insomma, e altri invece meno, insomma, no?
po' più restiso, può essere anche Montale, anche Sabbe, così via, insomma, no? E quindi, però, quindi è bello anche sentire queste cose qua, ecco, no? E questo è un modo, diciamo così, di avvicinarci alle biblioteche. Le biblioteche, purtroppo, prima dicevo che attraversano un momento brutto, è vero, sono sicuramente colpa del personale, che c'è poco personale e così via, no? Ma forse anche noi siamo riusciti, noi come bibliotecari, quindi mi metto dentro anch'io, insomma, non siamo riusciti a rappresentarle veramente come spazi vivi, insomma, no? Come spazi appunto museali. Perché i musei in Italia negli ultimi, diciamo, 10 anni, così circa, hanno avuto una grande fortuna, insomma, no? Grandi numeri, grandi incassi, anche bisogna dire la verità, grande interesse anche così, dappertutto, su social, in televisione, così via, no? Anche nel caso della pandemia, per esempio, no? Quando si parlavano sempre dei musei, no? In realtà quando si parlava di musei, parlavano di musei e i luoghi della cultura. I luoghi della cultura sono musei, archi archeologici, archivi, biblioteche, no? Eppure si parlava, pure per dire che i musei, le biblioteche erano aperte o erano chiuse, si parlava dei musei e i luoghi della cultura. Le biblioteche erano sempre, dire, un po' nascoste, insomma. Invece il museo, insomma, ha avuto in questi ultimi anni una notevole fortuna, insomma, no? Ma perché l'ha avuto, insomma, no? Probabilmente perché ha saputo, dire, entrare in sintonia maggiore con la vita di oggi, insomma, con noi stessi, insomma, no? Si è presentato in un modo molto più libero, insomma, no? Molto meno pretenzioso, meno accademico, insomma, no? E quindi è entrato nel cuore della gente, insomma, no? La gente va al museo più di quanto ci andasse una volta, insomma, no? Quando erano invece quei templi chiusi, insomma, no? un po' oscuri, insomma, ecco, no? Ecco, le biblioteche dovrebbero fare questo salto un po' di qualità, obiettivamente, insomma, no? Quindi, specialmente quelle che hanno grandi patrimoni, insomma, no? Quindi, che però sono sotto chiave, quindi nessuno li vede, insomma, no? Ecco, le biblioteche statali che hanno patrimoni molto importanti e che, cosa anche importante, sono in palazzi molto belli, insomma, ecco, potrebbero così, aprirsi a diventare anche un po' musei della letteratura, della cultura, del libro, chiamiamoli come volete, insomma, no? Ciascuno deve fare un museo di quello che può fare, chiaramente. Ecco, la Nazionale di Roma ha scelto questa via, e mi pare che sia una scelta molto intelligente, insomma, no? Quindi che ha pagato e che infatti negli ultimi anni, almeno il nome di quella biblioteca è stato molto, molto diffuso. Ecco, parliamo, visto che stiamo parlando di spazi belli, insomma, no? Allora, visto che siete a Roma, almeno altre 3 biblioteche vanno visitate perché sono spazi molto belli, insomma, no? Proprio come musei, insomma, no? E che stanno al centro di Roma, quindi comunque già quello, vuol dire, è andare un po' al museo, insomma, no? Sono le 3 biblioteche storiche più antiche, insomma, no? Che appartengono al Ministero, che sono aperte da secoli, insomma, no? La biblioteca Angelica, no? Che sta in piazza Sant'Agostino, dietro al Senato, quindi a un passo di piazza Navona, quindi per dirvi che proprio sta al centro del centro, no? La biblioteca Casanatense, che è anch'essa in quella zona là, via di Sant'Ignazio, nella zona appunto, come dicevo, dove c'è il collegio Maio dei Gesuiti, dove c'era una volta la biblioteca nazionale, dove ora c'è la sede del Ministero, quindi al lato, insomma, si arriva in un attimo, insomma, a Via del Corso, quindi una via di grande passaggio, insomma, no? E l'altra biblioteca, la biblioteca Valicelliana, insomma, no? Corso Vittorio, insomma, no? Che è una zona molto, molto centrale, molto, molto bella. E queste 3 biblioteche sono, no? Che sono lì dal 500 per quanto riguarda la Valicelliana e l'Angelica e dal 700 per quanto riguarda la Casanatense, quindi non sono lì da qualche anno. Sono, no? E sono 3 biblioteche che appartenevano a 3 ordini religiosi, no? Agostiniani, la Biblioteca Angelica, Domenicani, la Casanatense, Valicelliana e Vallicella, no? Una piccola valle, sono infatti... si scende un pochettino, e gli oratoriani, San Filippo Neri, insomma, no? E queste biblioteche che sono costruite dagli ordini, che avevano
in quella zona la chiesa madre, insomma, no? La chiesa più importante, no? A fianco della Biblioteca Angelica c'è la chiesa di Sant'Agostino, la chiesa quindi degli agostiniani, insomma, no? Quindi, insomma, e così vale per la chiesa d'Atenza, e così vale anche per la Breccelliana, insomma, no? C'è chiesa e biblioteca, insomma, no? L'ordine, diciamo così, si rappresenta come dal punto di vista, diciamo, religioso, con la Chiesa madre, dal punto di vista laico e culturale, con la biblioteca a fianco, insomma. E queste biblioteche, tutte e tre, insomma, praticamente l'Angelica e la Breccelliana, insomma, sono più di impatto, sì. Hanno questi saloni, no? Monumentali, lignei, sono altissimi, sono lunghissimi, profondi, dove i libri ricoprono tutte quante le pareti, dal basso all'alto. Già questo, insomma, no? Questa monumentalità del libro, insomma, no? Questa andrebbe vista, insomma, no? Questa va vista come fosse, diciamo pure come fosse un museo, insomma, quindi, no? L'ingresso per una porta che magari non è molto, molto grande, e poi uno si apre questo mondo della cultura. Questi si chiamano in linguaggio tecnico vasi, no? Perché sono proprio come un vaso, insomma, no? Sono tutti quanti ricoperti, foderati di libri. Insomma, no? Quindi vederli tutte quante le ore del giorno è molto bello, ovviamente, quando il sole nasce, quando il sole tramonta, con la luce artificiale, insomma, quindi acquisì tutte quante le copertine, sono tutte quante copertine pergamena, perché sono, ecco, in quei saloni sono conservati libri antichi, no? Libri del 500, 600, 700, quindi tutti quanti libri in pergamena o in cartone, insomma, quindi tutta quanta un colore uniforme, insomma, differente se fossero libri moderni, ovviamente. Sarebbe forse meno magico, insomma, no? Ecco, queste tre biblioteche, sia il loro ingresso, quindi il loro scalone, diciamo, d'ingresso, insomma, sia questi grandi, questi vasi, queste scaffalature lignee, insomma, no? Questi colori, queste luci, insomma, questi sono veramente sono dei musei a tutti gli effetti, insomma, no? Quindi, no? Sono però biblioteche che sono, appunto, biblioteche statali, appartenevano all'ordine religioso, sono stati espropriati dall'ordine dal governo italiano quando nasce, diciamo così, l'Italia, e passati dagli ordini religiosi, passati allo Stato, insomma, no? Quindi erano diretti da monaci, da frati, quello che è, insomma, e poi vengono diretti dal personale laico, insomma, no? E sono biblioteche tutte quante, come dicevo, l'Angelica è la biblioteca più antica in Italia, se mettiamo da parte la Vaticana, insomma, no? Quindi, ecco, l'Angelica nasce a fine 500, così anche la Valleciliana. L'Angelica è più datata ed è più certa. Sono biblioteche quindi molto antiche, insomma, no? Quindi la maggior parte delle biblioteche statali nascono nel 700, tra la metà e la fine del 700. Questo è proprio in linea generale, insomma. Queste sono ancora prime, insomma, no? Sono biblioteche e quindi biblioteche importanti, perché per il patrimonio, non possono che avere grandi patrimoni manoscritti, no? Manoscritti molto antichi, non manoscritti del 500, che pure ci sono e ce li hanno, manoscritti dell'VIII secolo, IX secolo, no? Quindi, insomma, cose da far strabuzzare gli occhi, insomma. Libri antichi, incunaboli, avevamo accennato qualche cosa, cinquecentine, seicentine, e così via, disegni, stampe, incisioni, insomma, quindi tutto materiale. Dire una preziosità, di una unicità, tra l'altro, no? Non c'è il discorso di un libro, di un pezzo che è doppio, insomma, no? Che non ha valore, insomma, perché ha molto valore, insomma, no? Quindi sono biblioteche che dovrebbero essere proprio usate come musei della cultura scritta, insomma, direi musei della bibliografia, musei del libro, insomma, no? Quindi, che probabilmente dovrebbero essere, si dovrebbe pensare a come gestirle, insomma. Forse non ha senso che si continuino a comprare libri, no? Queste biblioteche, in qualche modo, diciamo, aggiornarle, insomma, no? Che poi sono tre biblioteche che hanno, come dire, interessi, insomma,
non dico simili, ma insomma che si anche sovrapponibili per certi aspetti, insomma, no? Quindi tra essere, diciamo, teologico e religioso è ovvio, insomma, no? E poi, insomma, la cretanatense è l'aspetto più del teatro, ma insomma, diciamo che sono comunque, sono tre pratiche che, quindi continuare ad acquistare libri forse si potrebbe decidere anche che non ha forse un grande senso, che andrebbero invece studiati meglio quelli che ci sono ed usate appunto come spazi museali, probabilmente. Insomma, questo forse è la scommessa che i prossimi bibliotecari, il prossimo ministro, chi sarà, insomma, dovrà poi prendere insomma, prendere il toro per le corna e fare questa scelta. Perché è vero che le grandi biblioteche, per esempio nazionali, hanno sempre prospettive molto lunghe nel tempo, insomma, no? E tra l'altro sono sempre costruite in spazi, dovrebbero essere costruite, in caso di Firenze, già non lo è, già, questo è un altro errore, in spazi dove possono continuare ad aumentare la propria occupatura, cioè costruire altri palazzi, insomma, no? Che sono altri magazzini, insomma, perché obiettivamente la produzione a stampa aumenta, insomma, no? Quindi non si può pensare di, appunto, di bloccarla, insomma, no? Per Roma, per esempio, c'è la possibilità, perché sta in uno spazio che è molto ampio e che è pensato appunto per poter costruire un altro, diciamo così, un altro grattacielo, insomma, no? La Toro Libraria, come viene chiamata, così, di 10 piani, è quella che raccoglie tutto il patrimonio dei libri, ma se ne può costruire un altro a fianco tranquillamente, insomma, no? Quindi, no? A Parigi la grande biblioteca nazionale francese è inaugurata da Mitterrand, un grande in pompa magna, quindi, no? Ha 4 toro librarie, insomma, no? Una sorta di rettangolo magico, insomma, nel quale, insomma, e così via, così anche vale per la British Library a Londra, insomma, no? Così via, insomma, no? Così va, e anche per, appunto, io vedevo in televisione giorni fa il caso di Kiev, insomma, anche Kiev, insomma, c'è una torre libraria molto 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 alta, insomma, no? Questa, diciamo così, questo è il fine di queste biblioteche, di aumentare sempre, insomma, no? E anche oggi che si parla di digitale, cioè, in realtà gli spazi sono così, mancano sempre, sono sempre carenti, bisogna sempre avere ancora spazio, insomma, no? Ecco, le biblioteche storiche, che si chiamano anche di conservazione, queste tre, diciamo, grandi, nel senso che sono molto importanti, sono, no? Valsiliana, Angelica, che sono atense, non hanno spazi obiettivamente per poter, come dire, aumentare a fianco, sono tutte quante già, insomma, già belle che costruite, no? Quindi potrebbe essere un'idea quella di governarle intanto insieme, insomma, e di avere l'idea, diciamo così, di acquistare o di accettare anche magari dei doni soltanto delle cose veramente eccezionali, insomma, no? Per esempio doni di altri libri antichi non posseduti, insomma, no? Acquisti di materiali antichi non posseduti, questo è chiaro, insomma, no? Ecco, ma di limitarsi, come dire, la parte contemporanea, insomma, no? Che adesso una città come Roma ha molte possibilità di trovarle in altri posti, insomma, ovviamente. E poi adesso, dire, con la rete delle reti, è possibile in un battere d'occhio poter consultare un libro, insomma, appena uscito, in qualche, insomma, senza doversi spostare, ovviamente. Insomma, tutto quanto il digitale è un discorso appassionante che porterà, diciamo, l'importanza delle biblioteche, le porterà ad un altro livello, insomma, ovviamente. Insomma. Ma queste non sono le uniche biblioteche romane statali, insomma, no? Quindi, ma già averne 4, come su quelle che mi hai citato, sarebbe già un bel numero, insomma, in realtà sono molte di più, insomma, no? Per esempio, all'interno della nazionale attualmente è stata inserita la biblioteca medica statale, che prima stava, fino a qualche anno fa, stava all'interno del policlinico Umberto I, poi i medici avevano bisogno di spazio e possiamo dire che forse avevano anche ragione, insomma, e il policlinico ha sfrattato la biblioteca, insomma, no? Giusto, male che, giusto bene che siano, non lo so, comunque, insomma, comunque, per fortuna la biblioteca nazionale era vicina, insomma, proprio al policlinico, quindi è stata ospitata, diciamo,
ospitato la biblioteca medica, insomma. La biblioteca medica, la biblioteca di storia moderna contemporanea in via Caetanei, no? Via tristemente nota, lo dico a voi che siete giovani, ma che sicuramente lo avete già saputo, no? Perché è stato ritrovato il corpo di Moro, la famosa R4 rossa, insomma, e quindi via Caetanei è diventata famosa anche, insomma, soprattutto per questo motivo, insomma, quindi prima nessuno conosceva, adesso invece, insomma, è più nota per questo motivo. Insomma. Biblioteca di storia moderna contemporanea, biblioteca di archeologia e storia dell'arte, Piazza Venezia, situazione gravissima anche là, inutile dirlo, insomma, no? Perché è una biblioteca dedicata all'archeologia e storia dell'arte, quanto sia importante questa materia per l'Italia, voi ben lo immaginate, è importantissima, insomma, è una biblioteca però che ha moltissimi problemi, non è il caso di parlarne oggi, però si è aperta una via, una possibilità, dovrebbe andare in una nuova sede che è della Lungara, sono tutti quanti lì, diciamo, uno stabile che era di competenza della Presidenza della Repubblica, e erano appartamenti, no? Della Presidenza della Repubblica, e sono stati poi destinati alla nuova sede della Biblioteca, diciamo, nazionale dell'Archeologia e Storia dell'Arte. Questa è la biblioteca, diciamo, appunto, che riguarda un po' tutta quanta l'archeologia italiana e la storia dell'arte italiana, insomma, no? Bella sede, mi pare che questa sede antica è stata, diciamo, sarà ristrutturata da un illustre architetto, adesso mi sfugge il nome, comunque, che è anche senatore, vabbè, non importa, italiano. L'unica cosa che è qua, bisogna dire anche le cose come stanno, insomma, no? Quella posizione è bellissima perché sta centro di Roma, perché si arriva in un attimo abbastanza di treni, perché è bello girare in quelle viuzze, però è scomodissima, insomma, no? Non è certamente raggiungibile con i mezzi propri, non, insomma, o con altri mezzi, quindi sarà una sede molto bella, molto ben ristorata, prestigiosa, come si suol dire, però sarà scomoda quando sarà e se sarà poi effettivamente poi adoperata per quello che si dice, insomma, no? E quindi con una spesa tra l'altro molto cospicua, insomma, no? Adesso comunque dove si trova adesso Palazzo Venezia è praticamente quasi inaccessibile per i motivi che vi ho detto, no? Poco personale e così via, insomma, no? Ma vari problemi collegati a questo motivo qua, insomma, no? Ecco, allora, questa è la biblioteca medica, la medicina. Storia moderna contemporanea, via Caetanei, la storia, in tutti i sensi, no? Storia politica, storia sociale, insomma, proprio la storia, non la letteratura, ma la storia, insomma, no? E la politica collegata, insomma. Palazzo Venezia, biblioteca dell'archeologia e storia dell'arte, quindi sono tre biblioteche specializzate, insomma, no? Tutte quante nascono in qualche modo, diciamo, dalla biblioteca nazionale, cioè sono pezzi, diciamo, ritagliati della biblioteca nazionale, insomma, no? O della biblioteca alessandrina, che è la biblioteca universitaria, insomma, no? E poi sono diventati, dire, molto importanti, molto ricchi, insomma, no? Perché sono diventate, forse la biblioteca medica, no, perché è rimasta molto legata all'aspetto del libro cartaceo. Voi sapete che la medicina, o in generale le discipline biomediche, ormai da molti anni si sviluppano non sulla carta, sul libro, sulla rivista, ma si sviluppano ormai sulla rete, insomma, no? Quindi sulle banche dati, insomma, no? Quindi ci sono molte biblioteche importanti, mediche, biomediche, che ormai non raccolgono più la carta, o pochissimo la raccolgono, insomma, no? Quindi per la medicina c'è quella, diciamo, quella dei gemelli, che per esempio è molto importante, insomma, appunto perché ha rapporti, ha abbonamenti con riviste, con banche dati mediche internazionali, insomma. Quella nostra, diciamo così, biblioteca medica, è una biblioteca che era rimasta un po', insomma, così, a un aspetto un po' più, come dire, antiquato, storico, insomma, no? Possiamo dire, insomma, che pure è importante, insomma, ecco, no? Quindi la medicina, le storie, la politica e la storia dell'arte, così, sono quindi tre temi importantissimi della ricerca degli studi in Italia. Ed era giusto che avessero, diciamo così,
una loro centralità e quindi una loro biblioteca particolare, insomma, no? Perché queste tre tipologie di biblioteche raccolgono sia la produzione italiana, e questo è ovvio, ma soprattutto raccolgono la produzione straniera che riguarda appunto l'arte italiana, specialmente l'archeologia, no? Quindi, anche la storia e così via, insomma, no? E quindi diciamo che occorreva così avere queste aree molto ben coltivate, insomma, no? Anche perché, per esempio, a Roma ci sono altre biblioteche dedicate all'archeologia e alla storia dell'arte, per esempio una all'École Française, no? Piazza Farnese, insomma, che è un spazio bellissimo, oppure la Biblioteca Anziana in via Gregoriana, insomma, sono biblioteche però straniere, insomma, no? Una francese, insomma, una tedesca, sono biblioteche molto importanti, insomma, no? Dove veramente la storia dell'arte italiana o l'archeologia italiana è rappresentata al massimo livello, insomma, no? Quindi occorreva che anche l'Italia, insomma, no? Potesse offrire ai propri studiosi un patrimonio ricco, abbondante, molto ben organizzato, insomma. Quindi occorrevano queste tre grandi biblioteche, insomma, no? Uno potrebbe dire che in realtà, essendo spezzoni della Biblioteca Nazionale, in realtà noi avremmo dovuto coltivare una grande biblioteca nazionale con le suddivisioni, con le separazioni, con queste sezioni, possiamo chiamarle. Questo è anche vero, insomma, no? All'estero questo si fa, insomma, no? Queste grandi biblioteche nazionali, in realtà poi all'interno hanno queste sottobiblioteche, sono sempre molto ricche, molto sono. E di questo, noi, insomma, diciamo, negli anni più o meno sono, diciamo, insomma, la più antica è la biblioteca di storia, che risale alla fine del 1800, le altre sono tutte quante degli anni 20 del Novecento, più o meno, sono tutte quante poi costruite da politici, però colti, come Giovanni Gentile, insomma, che vedevano che l'Italia, per poter proseguire, per poter diventare uno stato importante, insomma, che il modello di studio doveva avere una biblioteca ricca, i rapporti con le altre, con sorelle straniere, insomma, no? Per gli scambi e così via, insomma, no? E quindi bisognava crearne una, insomma, e quindi sono state create queste, che sono state create, come dicevo, in buona sostanza, spogliando una parte della nazionale, insomma, no? Che all'epoca, tra l'altro, in quegli anni aveva, come prima ho accennato, passato, insomma, anni brutti, insomma, no? Quindi, insomma, non facili, insomma, no? E quindi si diceva: ma visto che è stato difficile fondarne una nuova grande, è meglio focalizzare il nostro interesse sulle zone, sulle isole disciplinari, insomma, no? Quindi sì, questa è stata un'idea, insomma, che non è sbagliatissima, insomma, che forse oggi, con la tecnologia e così via, insomma, forse oggi si poteva concepire un po' in un altro modo, insomma, no? Ma comunque ora noi l'abbiamo. Senti, Marco, Dimmi. mi pare che sono le 17:50 e non Sei. so se qualche ragazzo vuole praticamente chiedere qualcosa, così poi magari chiudiamo, di avvio alla conclusione. Tempus fugit, insomma. Allora, non so, se voi avete qualcosa da chiedere al professor Minato. Oppure forse se qualcuno di voi è andato in queste biblioteche che ho accennato, che magari ci è entrato anche per sbaglio, magari, insomma, no? Così ha avuto un contatto, insomma, no? Sì. Più o meno fugace, insomma, no? Potrebbe essere interessante sapere qual è stato il vostro, come vi siete trovati. Questo è interessante, perché per noi è normale, insomma, no? È il nostro pane, ma insomma, per voi magari entrare Sì. nella Biblioteca E biblioteca? Chiede il professor Menato, avete frequentato? Siete andati a vedere qualcuna di queste biblioteche? Nessuno, ragazzi. Benedetta? Chi è Benedetta? Chi è Non lo Benedetta? so.
No, Benedetta è sparita, ha alzato la mano ed è sparita. È stato un dito più che altro, mi prima parte di vedere se era lei. Comunque lo sapete che Maria Concetta Petrollo è stata la direttrice della Biblioteca Vallicelliana? E anche dell'Alessandrina, del da quale non ho parlato, però magari... Due, insomma, le due università. La biblioteca vicina ai giovani, la Baldini. La Baldini, per esempio, la Baldini che sta a Perioli, no? Insomma, così, una biblioteca più piccola, più aperta a tutti, fondata negli anni 60, che dovrebbe essere proprio, che doveva essere all'inizio una biblioteca che doveva avvicinare il pubblico, insomma, no? Tutto il pubblico, e quindi con una struttura interna molto più amichevole, con libri moderni, non era un po' più antico. E quindi tuttora è rimasta, devo dire io, ma magari manco da Roma da qualche anno, e quindi però diciamo, finché abitavo a Roma, così era la biblioteca insomma, dei ragazzi, un po' di tutti, insomma, quindi era una biblioteca molto dove si poteva insomma, studiare, ma anche fare due chiacchiere, andare al bar, insomma c'era il bar interno e così via. Insomma, è cosa... rimasta così, eh? E poi qualcuno di voi è andato in biblioteca allora, dopo tutte queste conversazioni che abbiamo fatto, che vi abbiamo sfiancati con la scienza biblioteconomica, con i libri antichi, qualcuno di voi ha avuto curiosità di andare? No, nessuna curiosità. Nessuna curiosità, vabbè. Ma li potremmo io e la professoressa Andreozzi a maggio, che dici? Sì, sì. Se a maggio potreste fare una bella giro almeno nelle tre biblioteche storiche, come dicevo prima, no? Infatti era un nostro obiettivo fare proprio un giro per le biblioteche. Sì, un tour, insomma, ecco. Un tour. In una mattina sola credo che moriamo. In due mattine... No, certo, potremmo pure morire, però facciamo sì. Andiamo in centro e poi uniamo l'utile al dilettivo. Angelica, Casaretense e archeologia e storia dell'arte sono vicine. Sì, sì, sì. Sì. Poi invece la Vallicelliana e l'Angelica sono vicine, quindi potremmo fare due giorni. Uno andiamo a piedi in Vallicelliana e in Angelica, che sono vicine. E dopo un altro giorno andiamo a piedi alla Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte e alla Casaretense. Sì. E poi da ultime ci possiamo tenere, se ancora i ragazzi resistono, si divertono e gli piace andare in giro a mangiare qualche cosa di carino in pieno centro, dopo se resistono un'altra gitina potrebbe essere fatta alla Biblioteca Universitaria Alessandrina, dove sicuramente andrete a studiare quando farete l'università. E certo la Biblioteca Baldini, che sono le due biblioteche destinate ai ragazzi delle ultime classi del liceo e delle prime classi dell'università, e che sono biblioteche di cultura generale, però con una particolare attenzione all'utenza giovane. Sì, 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 sicuramente. Perché quando diventate professori in biblioteca non ci andate più, perché consultate le banche dati, vi fate portare libri a casa, ve li comprate, vi fate la vostra biblioteca, vi scorderete di restituire i libri che prendete in prestito dalle biblioteche, anche questo succede. Vero Marco? Sì, sì, sì. Beh, forse era l'ultimo per concludere, insomma, concludere non si può perché, insomma, perché appunto intanto perché le biblioteche statali sono 35, quindi già, insomma, sono già un buon numero, ma non sono poi tante, tra l'altro, se uno ci pensa bene, sono 35, insomma, e 11 sono quelle chiamate, quelle annesse ai complessi museali, insomma, no? Per esempio Subiaco, Ferrata, quindi sono strutture ecclesiastiche, insomma, no? E quindi ancora di proprietà, per un certo verso, diciamo, degli organi ecclesiastici, sono, ma che lo Stato ancora amministra e finanzia, insomma, no? E dove però il personale è misto, insomma, generalmente il direttore sempre è un appartenente all'ordine religioso,
E il personale, l'altro personale invece è il personale laico, insomma, no? Quindi sono biblioteche in posti tutti quanti un po' strani, no? La Grotta Ferrata, Trisulti, Montecassino, famosissima, no? Montecassino, no? Quindi Subiaco, Farfa, quindi in posti anche isolati, insomma, dove sono questi grandi monasteri, insomma, e quindi Oltretutto la hanno. Certosa di Trisulti è stata riaperta da poco. Sì. E E comunque sono gite bellissime, perché se quello uno sì, quello sì. la mattina e va in Sabina, non solo va a Farfa, si vede l'abbazia, la biblioteca, mettendosi d'accordo con il bibliotecario, ma dopo, con zaino in spalla e scarpe comode, va in gita nel bosco che costeggia il torrente Farfa. Sono posti bellissimi. Poi ci sono i caseifici artigianali, e quindi si fa merenda con il formaggio del Ah, caseificio sì. artigianale. Poi si può anche, muovendosi in qualche modo, in una serie di macchine, forse andare a vedere lì vicino c'è il Museo del Silenzio delle Clarisse, che è una cosa favolosa. Per dire, le biblioteche che sono situate in un contesto di natura e socio-culturale meraviglioso. Sì. E a Subiaco, tra l'altro, dove nasce la stampa in Italia, insomma, no? Quindi i primi monaci Certo. stampano, arrivano quindi due tedeschi, insomma, no? Da Germania, da Magonza, e stampano a Subiaco, escono le prime produzioni, abbiamo parlato di incunaboli, quindi è anche bello vedere dove è nato il libro, tutto sommato, e poi a Roma e così via, insomma, no? Il mio cervello ha fatto un cortocircuito, no? Allora sono partita da Subiaco, i monasteri, il mio cervello, no? Le monache, il ricamo, l'economia domestica, e subito mi è venuto in mente: ma sarebbe bello fare una mostra, non so dove, sull'economia domestica, partendo dai libri di cucina e da altre cose conservate appunto negli archivi degli ordini religiosi. Sarebbe bellissimo. Questa sarebbe una ricerca non facile, comunque, perché insomma, Non fa sarebbe. una cosa stupenda. Nella mente un cortocircuito, mettere in mezzo la Marta Vittorini e organizzare una mostra di questo tipo, partendo dalle ricchezze che ci sono nelle biblioteche degli ordini religiosi, negli archivi degli ordini religiosi. Sì, che sono sempre, insomma, sono fonti poi. Diciamo che possono essere letti in moltissimi modi, quindi sicuramente anche questo aspetto è importante. Insomma, no? E l'altro complesso museale che forse vi è noto perché se ne è parlato molto sui giornali è quello dei Girolamini a Napoli, no? Sì, Che è assurto all'onore delle cronache perché. non c'è neanche più un libro. Neanche? Nelle biblioteche si ruba, Si perché rubano, e qui ruba, ma purtroppo non per rubava. rivendere. Qui purtroppo ruava il direttore, che non era un prete, non era un monaco, ma era un laico, era un caso unico. Era Questo è un laico, un laico. molto, molto ladrone, insomma, no? E ha avuto una storia incredibile. Poi c'è anche un libro, poi ha raccontato la sua storia, anche su un libro pubblicato da Einaudi. Insomma, un personaggio, insomma, particolare, insomma, diciamo un grande antiquario, ma non solo, ma anche Vi un grande stupirà, ladrone, insomma. la cosa, ma forse non più al termine di questi incontri col professor Menato, che i libri sono comunque un valore, ma sono anche un valore economico, Eh sì. sono anche un bene rifugio, diciamo, anche un bene rifugio, meno dei quadri, però comunque il libro, giacché viene rubato, essendo rubato, questo ci fa capire che ha anche un qualche valore economico. Sì, può essere, no, sicuramente, insomma, poi di vario, come dire, altezza, no? Dalle poche centinaia a livelli molto, molto più elevati. Insomma, quella dei Girolamini, Ci dove vorrebbe dentro c'è di mezzo anche del lutto, insomma, quindi inutile, insomma, leggete le carte processuali che si trovano per vedere una storia anche affascinante da questo punto di vista, insomma. Libri antichi. Utilizzati da Vic e così via, quindi è stato fatto un furto veramente ciclopico. Per fortuna poi
stati tutti, quasi tutti, diciamo, ritrovati, e quindi insomma con fatica, ma comunque insomma, quindi quella mostra, eccetera. Adesso vi voglio dire che hanno un valore enorme, grandissimo, libri antichi, tant'è vero che si trova spesso qualcuno che se le appropria o si dimentica di averli presi in prestito, ma anche hanno un valore pure libri molto contemporanei. E per esempio questo che ho trovato per caso nella nostra biblioteca, biblioteca Elio Pagliarani, dove spero che prima o poi verrete a fare pratica, questo è raro perché non c'è praticamente nessuno, ho cercato nell'APAC indice, non so se Marco vuoi fare anche tu la ricerca. Ma chi ce l'ha? Che libro è? Dillo pure. Ti dico subito, allora questa è la prima edizione nella collana Battaglie politiche della libreria Feltrinelli, il primo opuscoletto di 30 pagine, la prima edizione di Gian Giacomo Feltrinelli, persiste la minaccia di un colpo di Stato in Italia. Gian Giacomo Feltrinelli. Che è fondatore della casa editrice, tra l'altro. E questo praticamente, che dopo è stato ripubblicato in libroni con altre cose della stessa casa editrice Feltrinelli, questa prima edizione è introvabile. Ah, sicuramente, e sì. No, ce l'ho solo io, ho biblioteche che non stanno in SBN, cioè probabilmente a casa degli eredi di Feltrinelli. Anno? 1968, e vi dico proprio perché è raro, non solo perché in APAC SBN praticamente non c'è, e ce l'ho quindi solo io, sembrerebbe, ma ha detto Leonora Cardinale che la ricerca andrebbe fatta anche nel catalogo cartaceo, certo. In tutte le notizie che sono nell'OPAC stanno poi nel catalogo cartaceo, perché non è stato ancora, purtroppo, non è stato ancora secoli dopo, perché dal 1991 sono passati praticamente quasi 40 anni, non sono state ancora convertite tutti, il recupero del pregresso non è ancora stato fatto, purtroppo. E allora, però, da quello che vedo, nessuna biblioteca in SBN... Ma tu come ce l'hai tu? Raccontaci! Pagliarani, come vado a sistemare le cose per darle alle bibliotecarie da catalogare, io mi trovo cose di questo genere, perché ce l'ho. È raro perché ci sono pochissime copie in giro, tant'è vero che Mare Magnum, che è la banca dati dove vendono i libri, chi le vuole acquistare, ce l'aveva, ha scritto con una pubblicità rarissimo, e infatti non l'ha comprato qualcuno e chissà dove è andato a finire. Non solo perché ci sono poche copie catalogate, ma anche perché è la presa di posizione di uno dei, tra virgolette, principali rivoluzionari italiani, che morì in un traliccio, perché sembra che alcuni dicono che è morto perché è stato sprovveduto nel fare questo, cercare di interrompere la corrente, altri dicono che è stato invece assassinato dai servizi segreti americani. Comunque Gian Giacomo Feltrinelli, che fu nella sua giovinezza un fascista, poi diventò, dopo un discorso che gli fece non so quale filosofo, diventò un comunista tremendo, alla fine addirittura nell'estrema sinistra fuori dal Partito Comunista, e alla fine lui andò in latitante, divenne latitante, e quindi è importante, anche raro, è importante per la figura di questo autore, noto per la sua attività politica, noto perché è fondatore della casa editrice Feltrinelli, noto perché pubblicò Pasternak, il dottor Zivago, si deve a lui se prese il manoscritto del dottor Zivago a Berlino, lo portò a Roma e lo pubblicò, ma anche questa edizione è importante per via del suo possessore. Perché come mai ce l'aveva Elio Pagliarani? È detto fatto, perché Elio Pagliarani andato a abitare nel 1968 a Via Margutta, divenne uno dei più grandi frequentatori della libreria Feltrinelli, e qui il gioco delle librerie come unione, come centro culturale, come luogo della società letteraria,
andò a frequentare la libreria Feltrinelli perché c'erano anche i flipper, c'erano le macchinette per giocare al flipper. Allora lui andava, questo mio marito lo dice, andavo perché per vedere i libri sicuramente, per stare con le persone, tra cui Carlo Monticelli, che era il libro, per giocare a flipper, e batteva tutti. E quindi questo libro sicuramente lui l'ha comprato alla libreria Feltrinelli. Perciò questo libro è una proprio fa parte dell'Università Salerno, della Biblioteca di Pagliarani, perché ha una storia. Come mai si trova qui? Si trova qui per questo motivo. E cioè, la rarità non solo è per le che ci sono poche edizioni, ma anche per il suo possessore, che era Elio Pagliarani. Credo di avervi forse detto quali sono quindi delle caratteristiche di un libro raro: la scarsissima tiratura, e questa è una tiratura molto, molto piccola, diciamo, la irreperibilità nel mercato antiquario e nei libri individuati nelle biblioteche, e poi anche la sua provenienza. Dico bene, Marco? Sì, benissimo, sì. No, è interessante, cioè, raccontare le storie dei libri, insomma, questa è una cosa che sanno fare, insomma, in pochi, devo dire, in realtà, ma è molto interessante quello. Quindi, insomma, che, vedete che si può partire non soltanto da un libro antico, che ovviamente ha la sua storia, è chiaro, ma anche da un libro moderno, questo libro del 68, insomma, no? Sì. E poter insomma, parlare di chi l'ha scritto, di chi l'ha editato, cioè l'editore, di chi l'ha comprato, perché l'ha comprato, se ci fossero dei segni sulla segni di lettura, per esempio, sarebbe interessante. Non ce ne sono, perché il proprietario, che era Pagliarani, aborriva dal mettere qualsiasi segno sui libri. Io non potevo materialmente, ma lo sapevo come bibliotecaria, toccare niente di un libro, perché lui sì, il libro era cosa sacra, non andava né sottolineato, né fatta l'orecchia, né niente, niente. Quindi questo qui non ha nessuna postilla, non ha nessuna sottolineatura, e sono andata subito a cercare, naturalmente. Sono 30 paginette di storia contemporanea, e vi dico, e qui io devo dire che cosa c'è scritto nella retro della copertina, no? Che si dice sicuramente in un altro modo, e ve lo dice il professor Menato. Com'è che si definisce questo? La quarta di copertina. Certo, vedi, sono rimbambita la vecchiaia, la quarta di copertina. Allora lui dice, sentite, intanto parlare purtroppo di guerra oggi, lui dice, le forze dello Stato borghese sono indispensabili, per esse garantiscono alla NATO, all'alleanza militare dei padroni, all'imperialismo USA, l'asservimento politico, economico e militare dell'Italia. Questa è la quarta di copertina, 1968. Che per noi oggi è una cosa, diciamo, quasi cose che non si dicono nemmeno in sogno, insomma, all'epoca era un linguaggio normalissimo. Però si sottacciono, ma in questa terribile frangente della guerra serpeggiano comunque dietro le posizioni di alcuni, no? Vabbè, ah, certo, sì. Quanto costava il volume, quell'opuscolo? 70 lire. 70 lire nel 68, non saprei dire quanto. Come valutazione, secondo me, questa cosa qui, considerando l'interesse storico di memoria che ha, per me, dovessi io adesso mettere una valutazione, sicuramente meno di 100 euro non può valere. Ah, beh, sicuramente, ma di più. Di più, perché la dimensione, anche la grafica. Certo, se quell'opuscolo avesse la firma di Pagliarani, o una nota così, ecco, il valore aumenterebbe, insomma, è chiaro, perché il possessore... Aumenterebbe assolutamente. No, non c'è proprio niente. Niente. Certo, diciamo... vogliamo salutare i ragazzi? Sì. Allora, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio la pazienza
avete avuto per sentire in questa bella giornata di sole invece di andare a uscire, siete stati qui ad ascoltare, brevissimi. Vi do appuntamento per il 15, il 10, se volete, non obbligatorio, è al di fuori del pacchetto formativo, però il 10 marzo c'è comunque una bella cosa di natura letteraria, le lettere di Giuseppe Ungaretti. La vostra lezione invece è il 15 marzo con la dottoressa Agnoli, dopodiché il 16 e 17 marzo chi ha voglia di sentire parlare degli archivi conventuali, dei libri che si trovano negli ordini religiosi, si può collegare, manderò il link alla professoressa Andreozzi e se qualcuno è interessato, incuriosito, invece di fare, non so se i ragazzi fanno ancora le parole che fate. Ma insomma, invece di Ah, fare non altro, penso. volete sentire la radio della biblioteca Elio Baglierani, ecco, siamo qui, darò il link alla dottoressa Agnoli. Va bene, buon Va bene? pomeriggio, buona Va serata. bene, grazie a tutti, e una buona serata, chissà mai. E Marco? ci rivedremo da qualche parte. Certo, ma tu ormai non ci abbandoni, eh? No, no, sicuramente, diciamo quei ragazzi, dicevo, magari insomma. Va bene, Va bene, arrivederci. grazie a tutti, buona, buona, buon viaggio. Grazie, Per arrivederci. chi vuole. Buona Ciao, serata, ciao. buona serata. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Ciao. Ciao Cetta, ciao Marco, Ciao, ciao, grazie, grazie. grazie di tutto, ciao. Grazie. Maria, così mi puoi girare se qualcuno è interessato. Sì, assolutamente. E la registrazione, Cetta. Sì, certo. Un Ciao. abbraccio. Ciao cara. Ciao a Ciao. tutti, ciao, ci sentiamo, Ciao. ciao, ciao, ciao. Ci sentiamo il 15 per Concetta, no? 15 marzo, ore 7, 7 e mezza di sera? È 19:30, sì. Sì, benissimo, va bene, grazie, ciao, Va ciao. bene. Ciao. E senti Marco, ti volevo dire che io sto per inviare al dottor professor De Tomasi, se me l'hai dato tu questo. No, non me l'hai dato No, tu. no, 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 no. Gianluca Rizzo, va bene. Vabbè, d'accordo, grazie, ciao, ciao. Grazie Ciao, Marco, ciao, ciao, ciao. ciao.